Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Dopo il video di ieri siete finalmente in grado di calcolare il determinante di qualsiasi matrice quadrata, da ordine 1 per 1 a ordine n per n. Oggi vi voglio mostrare le proprietà del determinante, perché conoscerle vi permette di farvi furbi e risparmiare tempo. Per esempio, dovete sapere che se ho una matrice con un'intera riga o un'intera colonna tutta di zeri, allora il determinante è uguale a zero. Facciamo un esempio pratico: ho una matrice di ordine 4x4 e mi rendo conto che un'intera riga è zero. Quindi non perdo tempo, se l'esercizio mi chiede di trovare il determinante, io scrivo subito determinante uguale a zero. Allo stesso modo qui, in questa matrice 5x5, 5 righe e 5 colonne, mi rendo conto che un'intera colonna è zero. E quindi anche qua non perdo tempo e scrivo subito che il determinante è uguale a zero. Questa proprietà è molto potente, quindi imparatevela bene a memoria, perché negli esercizi vi potrebbe aiutare tanto. La seconda proprietà che vi mostro è questa: se ho una matrice e mi rendo conto che ci sono o due righe o due colonne uguali, anche qui non perdo tempo, io so che il determinante è uguale a zero. Facciamo un esempio pratico. In questa matrice 3x3 io mi rendo conto che la prima riga è identica alla terza riga, e quindi senza fare calcoli, senza perdere tempo, so che il determinante è uguale a zero. Provare per credere, visto che questa è una matrice 3x3, provate a calcolare il determinante con la regola di Sarrus, così fate anche un piccolo riparo e vedrete che il determinante viene appunto 0. Oppure, se ho una matrice del tipo così, questa è una matrice 5x5, calcolare il determinante di questa matrice sicuramente è complicato, ma noi notiamo che la seconda colonna è identica alla quinta colonna, e quindi il determinante è semplicemente 0. Come vedete, anche questa proprietà è molto potente, quindi memorizzatela. Terza proprietà: se ho una matrice e questa volta mi rendo conto che ci sono due righe oppure due colonne in proporzione, anche qui non faccio calcoli perché so che il determinante è uguale a 0. Questa matrice 3x3, se guardate bene, ha la prima riga che è in proporzione alla terza riga. Infatti la terza riga è esattamente il doppio della prima. Infatti 2 per 2 4, 3 per 2 6, 1 per 2 2. Quando mi rendo conto che esiste questa relazione, anche qui non perdo tempo perché il determinante è semplicemente 0. Oppure, se ho una matrice così, ho una matrice 4x4, devo andare a calcolare il determinante, ma guardando bene, cosa notate? Provate a guardarlo da soli e poi datemi una risposta. Se avete detto prima colonna e terza colonna, allora la risposta è corretta. Infatti, la terza colonna è esattamente meno 3 volte la prima. Infatti, 1 per meno 3, meno 3. Meno 2 per meno 3 fa 6. Meno per meno più. 4 per meno 3 fa meno 12. E 0 per meno 3 fa 0. Motivo per cui possiamo dire che anche questa matrice ha determinante uguale a 0. Prossima proprietà: il determinante di una matrice A per B è identico al determinante di A per il determinante di B. Facciamo un esempio di matrici 2x2. Ho una matrice A fatta così. Chiaramente il determinante di una matrice 2x2 è semplicissimo, perché basta fare diagonale principale meno diagonale secondaria, e quindi il determinante di A viene 6. Supponiamo di avere una seconda matrice B e calcoliamo il suo determinante. La regola è diagonale principale 0 per 2 0 meno diagonale secondaria 1 per meno 3 fa meno 3, col meno della formula meno per meno più 3. Supponiamo ora di voler calcolare A per B, ovvero questa matrice per questa matrice. Il prodotto è possibile farlo, perché? Perché questa è una matrice 2x2 e questa è una matrice 2x2. Abbiamo visto nel video del prodotto tra matrici che il prodotto si può fare purché il numero di colonne della prima matrice sia uguale al numero di righe della prima matrice. Il risultato viene una matrice dell'ordine 2x2. Alleniamoci un po'. Come si trovava? Dovevamo fare lui per lui
più lui per lui. 2 per 0, 0, più 0 per qualcosa, 0. Ovviamente io lo faccio a mente. Se anche voi vi siete allenati nel prodotto di matrici, sono sicura che siete bravissimi e siete in grado di farlo a mente. Altrimenti fate i passaggi come vi avevo mostrato nel video di qualche giorno fa, così non sbagliate segni, non sbagliate calcoli, non vi preoccupate. Pian piano con la pratica riuscirete a farlo anche a mente. Poi, qui devo fare lui per lui 2, più 0 per qualcosa 0, quindi 2. Qua 1 per 0, 0, più 3 per meno 3, meno 9. L'ultimo, 1 per 1, 1, più 3 per 2, 6. Quindi 1 più 6, 7. Ok, questo è il risultato di A per B. Se voglio trovare il determinante di A per B, ovviamente sfruttando questa proprietà non devo perdere tempo, basta semplicemente che faccio 6 per 3, 18. In questo caso la matrice è 2 per 2, possiamo anche calcolarlo al volo come verifica. La diagonale principale è 0 per 7, 0, meno quella secondaria fa meno 18, con il meno più 18. Quindi come potete vedere questa formula torna. Chiaramente nelle matrici 2x2 fare 6x3 oppure applicare la formula del determinante è la stessa cosa a livello di tempo. Ma se avevate una matrice 4x4, chiaramente poteva essere più comodo calcolare il determinante delle singole matrici piuttosto che il determinante del prodotto delle due matrici. Ad ogni modo, questa è un'altra proprietà interessante che vi consiglio di memorizzare. Questa è un'altra proprietà carina. Se ho una matrice diagonale, il determinante è data da questa formula qui. Non vi spaventate, in realtà questa scrittura vi dice che il determinante si trova andando a moltiplicare i termini della diagonale. Cosa vuol dire che una matrice è diagonale? Vuol dire che ho una matrice di questo tipo. Una matrice che ha tutti i zeri tranne gli elementi della diagonale, ovvero gli elementi che si trovano nel posto 1, 1, ecco qua A 1, 1, 2, 2, ecco qua 2, 2, 3, 3 e 4, 4. Gli elementi della diagonale sono quelli che si trovano nella riga N, colonna N. E quindi una matrice diagonale, cioè una matrice che ha tutti i zeri tranne gli elementi della diagonale, ha determinante che si trova semplicemente moltiplicando questi termini. E quindi, molto semplicemente, il determinante viene meno 168. Allo stesso modo, se ho una matrice triangolare, il determinante si trova sempre andando a moltiplicare gli elementi della diagonale. Innanzitutto, cos'è una matrice triangolare? È una matrice che ha tutti i suoi elementi al di sotto oppure al di sopra della diagonale principale uguale a 0. La diagonale principale di questa matrice 3x3 è lei. Io mi rendo conto che tutti i termini al di sopra della diagonale sono 0, questi qui. E quindi il determinante, proprio come prima, si trova andando a moltiplicare i termini della diagonale principale. Molto semplicemente, il determinante viene meno 12. Oppure, se ho una matrice fatta così, questa è una matrice 4x4, la diagonale principale è lei, mi rendo conto che gli elementi sotto la diagonale principale sono tutti 0, anche questa dunque è una matrice triangolare, per cui il determinante si trova facilmente moltiplicando i termini della diagonale principale e quindi viene meno 14. Di matrici triangolare nei prossimi video ne vedremo diverse e quindi questa proprietà la useremo tantissimo. Ecco qua gli esercizi di oggi, fanne un paio oppure se ti va falli tutti. Io adoro le matrici e quindi mi diverto sempre a fare tanti esercizi. Fammi sapere qui nei commenti come sono andati, se erano troppo facili, troppo difficili oppure se hai bisogno di qualche chiarimento. Io vi leggo sempre e appena riesco vi rispondo. Buon allenamento! Dopo questa full immersion di esercizi, spero che tu abbia capito benissimo questo argomento. Ti ricordo che se vuoi approfondire puoi guardare la playlist sull'argomento che ti interessa. Qui sotto al video trovi tutti i miei consigli. E ricordati che per un ripasso completo c'è sempre il mio video finale che si chiama Ripasso Generale, in modo da metterti alla prova e vedere se effettivamente ti è tutto chiaro. Io ti saluto e ti ringrazio per aver visto questo video. Clicca mi piace e attiva le notifiche per non perderti i nuovi contenuti. Io sono Monia Tomassini e il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.